Ciao a tutti! Allora, oggi giornata pienissima, mi sono arrivati due swap ai quali ho partecipato. Uno che è stato organizzato appunto sul mio gruppo Anarella Gioielli Community e di cui vi farò il video oggi. Ho ricevuto il regalo della mia swappina. Poi ho fatto un altro scambio creativo con Valentina sul gruppo creativo Arti Creative che vi mostrerò in un altro video. Allora, la mia swappina si chiama Maria Concetta e mi ha mandato delle cose bellissime. Io adoro tutte le cose fatte in feltro e tra l'altro non le so fare proprio benissimissimo. Infatti avevo comprato la Big Shot proprio per tagliare il feltro, però lei è molto più brava di me e quindi sono molto contenta di quello che ha ricevuto. Vi faccio vedere. Questa è una pallina bianca bellissima, rifinita in una maniera spettacolare e non è sempre realizzata con il tricotin, però credo che sia una semplice catenella, cioè ho fatto la catenella all'uncinetto e non so se si riesce a vedere e poi l'ha messa appunto sulla pallina di polistirolo e l'ha decorata con questi nastrini molto belli ed eleganti e quindi andrà subito sul mio albero. Quest'anno è un albero molto shabby, non ho usato l'abete, ho usato dei rami che mi sono fatti prendere da mio padre, quindi ci starà benissimo. Poi una scatolina tutta decorata, vedete? Qua sopra vedete c'è un fiorellino come applicazione e di lato invece dei merlettini. All'interno c'è un anello. È molto importante, un bell'anello. Poi questa bellissima scarpetta in feltro, guardate che carina. È adorabile questa scarpetta, gli metterò una cosa per riempirla e poi la appenderò subito all'albero. Quindi ho necessità di fare questo video subito perché devo mettere tutte queste cose all'albero. Quindi questa qui è la scarpetta decorata con un nastrino, con un merlettino, con un nastrino e un pompon. E quindi eccola qui, è tutta mia. Passiamo alle cose più carine, eccoci qua. Questa è una bellissima stella realizzata con il feltro. Ve la faccio vedere più da vicino. Guardate, questo qua è un centrale. Credo che sia realizzato all'uncinetto. Maria Concetta, se dico qualcosa di astronomico, correggimi, scrivimelo nei commenti. Si è ricoperta tutta quanta con un filato lurex all'uncinetto ed è stata appunto poggiata su questa base in sughero insieme con le foglie, tutte tagliate da lei. Lei non ha la Big Shot e quindi fa tutto a mano, però ragazzi, è una precisione pazzesca, io non lo saprei fare. E poi ha aggiunto anche questi brillantini e questo nastrino in modo da appenderla come fuoriporta, come un tipo di decorazione per la casa. È veramente bellissima, quindi non credo che l'appenderò all'albero, credo che lo metterò come fuoriporta, è veramente bellissima. Ta-da! Ecco qui, questa è l'altra, è la ghirlanda. Ma che cosa dire? Io non l'ho mai fatta la ghirlanda. E questa è veramente carinissima, finalmente ce l'ho anch'io, yeah! Allora, è stata ricoperta, vedete, con del nastro, anzi due nastri di diverso colore, e poi sono state aggiunte queste decorazioni. C'è anche il nastrino qui, quello con dentro il ferro in modo da mantenersi e quindi lo possiamo tranquillamente sistemare e questo per appenderlo. E poi questo è il babbo natalino, questo è carinissimo. Non so se l'abbia fatto lei perché mi sembra una fattura un po' diversa, però è veramente molto simpatico. Il fiocco di neve con il babbo Natale. Ma che amo, io amo tutte le cose, queste cose così che sembrano da bambino di 5 anni, ma mi piacciono assai. E poi è veramente, veramente carinissima. Sono stata veramente molto contenta. Lei era molto preoccupata perché ha detto: tu fai delle cose meravigliose, io no. Però diteglielo tutte insieme, che anche lei fa delle cose bellissime.
e che quindi è molto brava. Mi sono piaciute davvero tanto, quindi se sono piaciute anche a voi, come ve le ho presentate, scrivetemelo nei commenti. Prima di chiudere, volevo spendere due parole sullo swap che ho organizzato sul mio gruppo. Non so se ce ne sarà un altro, volevo chiarire questa cosa e non credo che farò il video con tutte le altre fotine di tutte le, fo di tutte le cose che sono state scambiate. Per un semplice motivo, perché sono arrivata ad un certo punto in cui mi sono stancata. È stato veramente difficile portare avanti 70 persone. Non ce la faccio da sola e non ce la faccio perché ognuno fa un pochino come crede. Ci sono delle regole, ma raramente vengono rispettate e questo mi dà molto fastidio per come sono io, per la persona come sono io, che sono un pochino rompina, un pochino perfettina. Quindi non credo che ci sarà un altro swap, almeno se le altre amministratrici lo vogliono organizzare, hanno tranquillamente carta bianca. Da parte mia, assolutamente non voglio più avere niente a che fare con email, con foto, con persone che mi chiedono l'impossibile e con la maleducazione che spopola da tutte le parti, quindi mi accontento dei miei regalini che sono bellissimissimi e me li farò durare tanto tanto tempo. Ho veramente finito, quindi vi lascio, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!